Amici di Snews, buonasera. Siamo in Piazza Stazione dove sta per cominciare la Marcia della Pace, voluta dall'amministrazione comunale per dimostrare solidarietà al popolo ucraino. Ci sono studenti, ci sono associazioni, ci sono soprattutto tantissimi cittadini. Con noi c'è il sindaco Piero Castrataro. Qual è il messaggio che Isernia stasera vuole lanciare? Ma il messaggio è prima di tutto di solidarietà, credo che i cittadini lo abbiano dimostrato anche con la raccolta di beni di prima necessità che c'è stata oggi pomeriggio, che ha avuto un successo insperato, ma che dimostra anche la grandissima solidarietà di tutti i concittadini. È una guerra ingiusta, come tutte le guerre, non se ne capisce il perché, è difficile da spiegare soprattutto ai bambini, ai nostri figli, in un'Europa che credo che dopo la seconda guerra mondiale dovrebbe aver imparato come la guerra porta solo distruzione. Speriamo che la diplomazia, che è al lavoro anche in queste ore, possa fermare i bombardamenti che ci sono e soprattutto speriamo che nelle prossime settimane possiamo accogliere e dare conforto a quel milione di profughi che si sta spostando dall'Ucraina nel resto d'Europa. Isernia è in marcia per la pace, per esprimere vicinanza al popolo ucraino. Il corteo è appena partito e raggiungerà la villa comunale. Sono centinaia le persone che hanno aderito alla manifestazione voluta dall'amministrazione comunale, un gesto simbolico per dire no alla guerra e per dimostrare vicinanza e solidarietà al popolo ucraino. Io ci parlerò,
Come potete vedere ora il corteo si è allungato nel corso dello sviluppo della manifestazione e dalle 250 circa 300 persone iniziali che sono partite da piazza della stazione di Isernia adesso ha un occhio immediato, il numero sembra aver superato anche le 500. E ora dal tribunale la manifestazione si sta spostando all'interno della villa comunale dove si concluderà. Appena arrivato nella villa comunale e qui si chiude la marcia della pace di Isernia. Bellissima la risposta della città all'appello lanciato dall'amministrazione. Isernia vuole la pace e lo ha dimostrato.